IVM è un progetto che nasce in realtà nel 2007. Io ero uno studente universitario qui all'Aquila. In quel periodo storico in Italia c'erano tantissime riviste di tecnica fotografica, di macchine fotografiche, ma sentiamo una necessità di avere una rivista che si occupasse di cultura fotografica. Per gioco abbiamo iniziato a lavorare a un numero zero, autoprodotto, e abbiamo avuto un riscontro notevole da parte dei fotografi che contattavamo proprio perché anche loro sentivano questa mancanza nel panorama italiano. Dal 2009 abbiamo iniziato a pubblicare la rivista appunto con la casa editrice Postcard. Entrarono in redazione delle persone più esperte di noi, delle persone che già facevano parte del settore, quindi giornalisti, la direttrice Irene Alison. Nel 2016 abbiamo iniziato a ragionare, Gian Maria ed io, su il creare una realtà nostra indipendente. E ragionando su cosa volessimo fare in ambito fotografico ed editoriale, abbiamo pensato che c'era un discorso in sospeso dalla precedente vita di Rearview Mirror. E quindi abbiamo deciso di riprendere in mano il magazine e cambiarlo, lavorare su un restyling sia effettivo, fisico che anche contenutistico. L'approccio e la cosa che più ci contraddistingue e che sentiamo più fortemente nostra è stato da subito sposare un'attitudine slow al lavoro e all'esperienza anche da fruitori di editoria indipendente. RVM Magazine unisce la fotografia ad altre narrazioni, quindi sin dalla copertina abbiamo deciso di usare il type design. Il colore è, diciamo, un pretesto per indagare il contemporaneo, un po' come se noi usassimo un filtro sulla contemporaneità. I contenuti che pubblichiamo sono vicini a quel colore sia da un punto di vista cromatico che semantico. Presenta 5 progetti fotografici a cui dedichiamo 16 pagine ciascuno, e che sono accompagnati e che dialogano con un testo narrativo. Chiediamo per ogni numero a 5 scrittori di scrivere dei racconti ispirati ai progetti fotografici, ma non didascalici rispetto alle foto. Quindi gli mostriamo il lavoro, il progetto fotografico, e chiediamo loro di, attraverso delle suggestioni, magari partendo da una foto, da un dettaglio di una foto, di scrivere un racconto che comunque abbia una propria vita, una propria indipendenza rispetto poi al progetto fotografico. E una parte importante del nostro lavoro e della nostra rivista è la scelta delle carte. In ogni numero usiamo dalle 7 alle 9 carte diverse. Usiamo la carta come un ulteriore piano di lettura che vogliamo dare ai nostri lettori, quindi proponiamo di solito una carta ai fotografi, discutiamo con loro sulla scelta di quella, sull'opportunità di scegliere proprio quella carta rispetto alle loro foto. Oltre ai 5 progetti fotografici, in ogni numero ci sono una serie di rubriche curate da curatori fissi e da altri che variano di numero in numero, che si occupano di geopolitica, e in questo caso c'è l'IMES, rivista importante italiana, e recensioni di libri, cinema, illustrazione e tante altre tematiche. Francesca Pignataro, che è la nostra art director, che grazie a RVM ha vinto all'SPD Golden e Silver Medal come migliore grafica editoriale per una rivista fotografica indipendente, e siamo stati finalisti al Lucy Award fra le 5 riviste indipendenti di fotografia migliori al mondo. La prima pubblicazione che abbiamo fatto, a cui siamo legati e saremo eternamente legati, è Riscatti, archivio romantico delle foto perdute. Riscatti è un'idea di Ivana Marrone, che negli anni ha deciso di comprare delle foto di famiglia abbandonate nei mercatini delle pulci e spedirle a varie persone che lavorano e operano nell'ambito culturale italiano, chiedendo loro di scrivere una brevissima didascalia, come se fosse una nuova vita, come se dessero una nuova vita a queste immagini perdute, abbandonate. Dopo Riscatti, la prossima pubblicazione di RVM Hub sarà Jalak,
che è un progetto fotografico realizzato da Ilaria Magliocchetti Lombi in India. Le foto saranno accompagnate da un testo inedito di Vasco Brondi, con cui Ilaria Magliocchetti ha collaborato. L'Aquila è la mia città, la città nella quale sono nata e sono cresciuta e sono rimasta per tanti anni, e in realtà, pur vivendo a Roma per buona parte del tempo, continua a essere la mia città, continua a essere casa mia. RVM Hub è una casa editrice indipendente con un'anima in Abruzzo e all'Aquila e una sede anche a Roma. Il passo in più è stato quello di cercare un luogo fisico, una sede dove lavorare all'Aquila, quindi una piccola parte fisica di RVM Hub che mette radici qui. Quindi vogliamo lavorare qui e vogliamo lavorare anche qui e vogliamo fare delle cose anche qui, rimanendo sempre aperti verso il mondo, però l'abbiamo trovato naturale e non vediamo l'ora in realtà di trasferirci e di iniziare la nostra vita sempre da pendolari fra Roma e L'Aquila, però con un piccolo legame in più, ecco.